Ben ritrovati di nuovo su Review View. Oggi vado a recensire insieme a voi un cavetto di ricarica per iPod, iPhone e iPad marcato Amazon Basic. Quindi abbiamo un cavetto dalla lunghezza di 10 cm. Devo ammettere che quando sono andato ad acquistarlo pensavo fosse un po' più lungo, non avevo visto la dimensione, però sono 10 cm, quindi davvero piccolino. Andiamo a vedere sul retro i vari modelli ci sono, non so se si vede bene in camera, comunque abbiamo, è compatibile per il modello iPhone 7 Plus, 7 SE, SS Plus, 5, 4, iPod Pro, iPad Mini 3, Air e diversi modelli. Qua comunque ci sono scritti tutti i modelli, come anche sul link di Amazon. Vi lascio il link in descrizione per capire qual è il cavetto che ho comprato io. L'ho trovato all'incirca a 5 euro, quello che costava diciamo di meno. Prime ovviamente mi è arrivato anche un Prime, è arrivato anche subito. Scatolina che si presenta senza istruzioni, quindi in modo molto semplice. E questo qua è il cavettino che, come vedete, c'ha la parte USB che potete inserire quindi comodamente anche all'interno di un alimentatore. Devo dire che col mio alimentatore doppio marcato, mi sembra che è della... ok, ve lo faccio vedere, eccolo qua. Trovate anche la recensione di questo caricatore con una... mi sono confuso con quello che ho regalato alla mia ragazza. Comunque con questo caricatore con entrata USB potete appunto caricare direttamente il vostro iPhone attaccando l'USB all'interno, e non ci sarà quindi problema alcuno di avere appunto il caricatore dell'iPhone. Va benissimo anche questo. Abbiamo quindi un caricatore, in questo caso, che ha una ricarica quick charge a differenza di caricatori normali, e devo dire che non so se l'iPhone è dotato di una tecnologia di ricarica veloce, però a me sembra che appunto quando vado a ricaricare l'iPhone con questo caricatore si ricarichi l'iPhone in tempi veramente brevissimi. Quindi non so se c'entra la ricarica veloce, la tecnologia, però devo dire che questa combinazione funziona davvero molto bene. L'unica pecca è che appunto, essendo lungo 10 cm, ve lo faccio anche vedere insieme a voi, ecco qua, diciamo che sono 10 cm dall'estremo al di sotto fino a qua, però in totale, se vogliamo contare da qua, sono in circa 14 cm, cioè l'unico problema è quello che appunto, se lo volete usare magari quando siete, non so, sul divano o sul letto e avete la presa per terra su una ciabatta, ecco, diventa un po' scomodo usarla, anzi impossibile, perché come vedete il cavetto è cortissimo. Però magari quello che può essere utile è il fatto che su un power bank, che vi vado a prendere subito, eccolo qua, anche di questo della Anker invece trovate il link in descrizione, ecco, anche qua invece attaccandolo all'entrata USB, la cosa che può essere comoda è appunto che non avete un cavo lunghissimo, ma avete il tutto in modo compatto, che riuscite anche volendo a mettere nella tasca della giacca senza alcun problema. È comodo appunto per il fatto che è piccolo, si può portare anche in tasca eccetera, però se volete ricaricare il tutto attraverso una ciabatta ed usare al contempo l'iPhone, ecco, diventa un po' scomodo perché è corto il cavo. Però devo dire che sono soddisfatto, anche perché i materiali sembrano essere validi. Qua c'è la scritta Amazon Basics, e devo dire che ricarica il tutto velocemente senza problemi.